Bentornati sempre su Radio Design, siamo sempre qui a Jesi per il Brand Festival, oggi in compagnia di Andrea e Alessandro di Quarto Piano Comunicazione che hanno presentato qui presso la sede della CNA il loro progetto che riguarda il birrificio 6100. Benvenuti. Esatto, grazie, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Ciao. Allora, intanto complimenti per tutto il lavoro che avete fatto e lo dico anche da uno che fa parte sì, del... Esatto. Spero che non mi ascolti in questo momento. Intanto potete raccontare un pochino l'origine del naming, come vi è venuta l'idea, e poi raccontare un pochino il lavoro fatto sulle etichette, che secondo me è notevole. Ci teniamo in particolar modo a dire fin dall'inizio che siamo stati molto fortunati perché il cliente ci ha dato tantissima collaborazione, ma si è comunque molto fidato di noi, e quindi fin dall'inizio, fin dalla creazione del naming per poi tutta la declinazione grafica, c'è stata una grande collaborazione tra noi e loro. Le ragioni del nome sono molto semplici: i ragazzi volevano fare qualcosa di legato alla città, però che non fosse didascalico, che non fosse scontato, che non fosse banale, e quindi hanno deciso di, siccome sono quattro amici fraterni ma completamente diversi tra loro, tra le poche cose che li accomunano, l'origine nella città di Pesaro e l'età, e quindi questo forte legame con la Pesaro, ma sì con la Pesaro di oggi, ma soprattutto con la Pesaro che era la città quando hanno fatto gli adolescenti, quando sono diventati amici, quando a Pesaro il CAP era 6100, quindi il vecchio CAP è diventato qualcosa di sintetico, di universale nella lettura, che li ha aiutati a definire se stessi come imprenditori sostanzialmente. Ma quindi questo CAP non c'è più? No, adesso è adesso ce ne sono due, quindi okay. 6100 è solo il nome del birrificio. E ti dirò, all'inizio lo capivano in pochi, però devo dire che adesso è un elemento di forte riconoscibilità che ci diverte molto declinare e che ha reso i ragazzi orgogliosi. Alcuni confondono con 61%. Sì, qualcuno dice 61%. Cioè, all'inizio neanche Gabice Mare capivano il perché si chiamassero così, però adesso stiamo migliorando. Piano piano. Sì. Allora, bellissimo il lavoro fatto sulle etichette. Anche lì avete... Da cosa siete partiti? Allora, lì siamo partiti dal fatto che i ragazzi ci hanno detto immediatamente che loro non avevano in mente un'idea precisa in termini di produzione. Cioè, il loro prodotto era un prodotto che si riferiva e si riferisce agli stili di birra internazionali. Niente colori, niente rosse, niente scure, niente bionde. Quelle sono semplici declinazioni di mercato, sono banalizzazioni della produzione dello stile di birra. E quindi avevano bisogno di qualcosa che li differenziasse, malgrado poi quotidianamente ci costringessero a confrontarci con American Amber Lager, Doc, Bock, Dunkel, Iga, cioè tutti stili di birra che un ristretto numero di appassionati conosce, ma che è difficile vendere in spiaggia al momento dell'aperitivo. Allora abbiamo deciso, sempre in collaborazione con loro, e grazie anche ai disegni fatti letteralmente a mano da Alessandro, di creare dei piccoli mondi riferiti agli stili. A volte abbiamo utilizzato le materie prime presenti nelle birre, a volte le origini di quello stile, a volte semplicemente qualcosa che ci lega specificatamente al territorio. E quindi è nato un mondo fatto di demoni giapponesi, è nato un mondo fatto di elefanti, è nato un mondo fatto di picchi, di lupi, di peschi, dei veri e propri, diciamo così, sistemi di significati che riportano a quello stile, all'origine di quello stile, a quella birra, ma che permettono anche una forte riconoscibilità di ogni singolo stile quando poi le persone devono comprare. La più grossa soddisfazione è che, da quanto ci dicono, i consumatori dicono: voglio quella con l'elefante, voglio quella con il demone, senza per forza da essere obbligati a riconoscere, a ricordarsi il nome dello stile. Allora, domanda da docente di web marketing. Okay. Quale strategia avete usato poi per il digital marketing? Se avete pensato a qualcosa in particolare per differenziarvi? Due cose fondamentali. La prima, grandissima presenza fin dall'inizio all'interno del sito di contenuti relativi a raccontiamo cosa sono gli stili della birra, che è il nostro posizionamento strategico, e soprattutto allo stesso modo diamo voce a chi sul territorio sceglie 6100. Trovate interviste a tutti i locali che nella zona di Pesaro e non solo hanno scelto i ragazzi. Quindi valorizzazione della rete commerciale, dei rivenditori e diffusione della cultura brassicola. Su Facebook e su Instagram ci siamo un pochino più sbizzarriti, e bisogna essere onesti, c'era, si è fatto scuola da questo punto di vista. Siamo molto più, diciamo così, lavoriamo molto di più sul real time marketing, facendo molta ironia sulla città, molta ironia sugli eventi della città, perché comunque il legame con la città è qualcosa che deve rimanere. Quindi ci divertiamo a ironizzare sulla festa del porto, sul santo patrono, cercando il più possibile di dire che 6100 è la birra artigianale di Pesaro che guarda in Italia e a breve anche all'estero.
avete progetti nuovi su cui state lavorando su questo brand? O? Allora, siamo molto felici di dire che i ragazzi hanno in serbo, diciamo così, una novità importante che non vogliamo svelare qui nell'etere, perché appunto ancora non ci hanno dato, però diciamo così, qualcosa di concreto, di reale, in cui fare esperienza di 6100 quotidianamente, non solo diciamo così attraverso i rivenditori locali. Bene, grazie mille. Date i riferimenti allora dell'agenzia e del birrificio. Allora, innanzitutto, prima di tutto, il birrificio, perché è anche qualcosa di piacevole, vi invitiamo. Birrificio 6100 è a Pesaro, vi basta digitare birrificio 6100 online e viene fuori, perché speriamo di averlo posizionato bene. A parte gli scherzi, stessa identica cosa per quarto piano. Non abbiamo parlato di SEO. Cioè, stessa identica cosa per quarto piano comunicazione. Siamo 10 ragazzi, 10 amici a Pesaro, ci occupiamo a 360 gradi di sviluppo, sviluppo digitale, di design e di produzione dei contenuti, da non confonderci con quarto piano, perché c'è anche un ristorante, noi siamo un'altra cosa, però è un amico, un editore, mi sa di sì, ma quello del ristorante è un amico, quello dell'editore dobbiamo approfondire, cercate quarto piano comunicazione, da qualche parte dovremmo saltare fuori. Va bene. Okay. Grazie mille ancora, grazie a voi davvero, ciao, alla prossima intervista.